Informazione sulla sicurezza stradale della Regione Puglia, dell'assessorato ai trasporti e vie di comunicazione. Ecco, noi abbiamo in questo splendido contesto, devo dire, veramente. Abbiamo con noi sul palco il piacere di sentire fra poco anche le parole di alcuni relatori importanti. Io vi presento il dottor Giacomo De Candia, educatore e pedagogista, che in questo momento è stato un attimo chiamato, eccolo qui, salve, benvenuto. Ricordiamo che in tale veste appunto di educatore pedagogista collabora con il comune di Bari ed è giudice onorario presso il tribunale di Bari e membro dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Poi ancora vi presento un volto conosciutissimo della nostra televisione, che è Mingo Di Striscia. Eccolo qui. Mingo si è sempre prestato a messaggi dell'importanza come quelli che avremo oggi, insomma, tra poco sentiremo anche le sue parole. Abbiamo con noi anche colui che è il maggior artefice di tutto ciò che stiamo vivendo in questa importante campagna 2009 per l'informazione e la formazione sulla sicurezza stradale, ed è l'assessore regionale dei trasporti e vie di comunicazione della Regione Puglia, l'assessore Mario Loizzo, benvenuto. Grazie. Quindi io non mi dilungo oltre, ma vorrei fra gli altri poi ringraziare anche tutte le scuole presenti e intervenute, quindi veramente io non so ci sono tutti, ma se non fa il cuore di questo evento. E poi saluto anche tutti i rappresentanti delle istituzioni, ce ne sono moltissimi qui con noi, grazie veramente per la vostra presenza che non manca mai, per il fatto di far sentire tutte le istituzioni che ci controllano, giustamente controllano i nostri comportamenti ben vicine a noi. Maglio, mi ha levato la patente. Bello l'auto. Posso portare l'accelerata? No. Sicurezza stradale. Mettiamoci sulla buona strada. Sì, Paola, mi stanno ridando la patente, sì. Ma dovrei portare tua mamma dalla parrucchiera. È una campagna di sensibilizzazione e invito alla mobilità lenta e sostenibile promossa dalla Regione Puglia. Sentite qua, la patente la tenete voi. Si sta così bene in bicicletta, si gira per strada, non si inquina. Il messaggio che voglio ribadire anche qui, e non mi stancherò mai anche in questa fatica per me, di insistere, ripetere, partecipare a decine di queste iniziative, la faccio, questa fatica la affronto volentieri. Gli incidenti mortali avvengono molto più frequentemente in città, dove si pensa che invece i limiti di velocità massimo 50 all'ora, massimo a 30, dovrebbe essere più tranquillo. Un attimo, perché abbiamo un collegamento. Un attimo, ecco qui, vi avevo annunciato che avremmo avuto il mister del Bari, Antonio Conte. Ciao mister, come stai? Che piacere. Salve, buongiorno a tutti. Mister, allora io so che questo è un momento nel quale sei presissimo, sappiamo tutti le cose. Lo dico, ci aspettiamo già questa grande festa, non sappiamo esattamente quando, ma siamo qui tutti pronti, ci sono delle sciarpe biancorosse in sala. E i ragazzi sono ansiosi di sentire un po' le tue parole. Sei impegnato in un allenamento speciale per la tua squadra oggi? Vero? Sì, oggi abbiamo un doppio allenamento. Sì, infatti sono in tenuta sportiva, come si vede con lo stemma del galletto e la scritta Gaudianello. Adesso tra 10 minuti inizia il primo dei due allenamenti che è previsto per la seduta di oggi. Stiamo chiaramente preparando per cercare di arrivare quanto prima a coronare questo bellissimo sogno che è la Serie A. Mi dispiace non esserci fisicamente, però anche con questo collegamento spero comunque di portare il mio pensiero, la mia parola, visto che ci sono tantissimi giovani, sicuramente ci saranno tantissimi tifosi, anche dei nostri tifosi. Praticamente tutti direi, quindi mister, veramente, io ti ringrazio per le tue parole. Difficilmente parlare per voi perché i boati e gli applausi ci susseguono. Ti devo chiedere un paio di cose a volo proprio per quello che riguarda l'insegnamento che un grande sportivo e grande allenatore come te ci può dare, proprio
sulla sicurezza stradale, e in particolare oggi parliamo dell'equilibrio della vita, no? È importante l'equilibrio per uno sportivo, sì. Tu hai una squadra equilibrata in tutti i reparti, ma anche lo sportivo deve condurre una vita equilibrata, deve sapere quali sono i suoi limiti, gli eccessi da non superare. Ecco, che consiglio vuoi dare? Anche perché tu sei una persona assolutamente equilibrata, anche dal punto di vista della tua condotta personale e morale, che consiglio vuoi dare a queste ragazze riguardo all'equilibrio che bisogna mantenere nella propria vita? Ma è inevitabile che l'equilibrio nella vita privata è tutto, ma anche dal punto di vista professionale. Essere comunque delle persone equilibrate non significa ogni tanto non darsi, tra virgolette, in gergo di ragazzi, una botta di vita, no? Però bisogna sempre farlo nella maniera giusta, nel modo giusto, senza mai eccedere. Sapendo benissimo che la vita è un bellissimo dono che ci è stato dato, e quindi è giusto cercare di conservarla più a lungo possibile per noi e anche per i nostri familiari, perché non dimentichiamo che spesso e volentieri chi rimane come i familiari, quando succedono purtroppo questi incidenti stradali brutti, mortali, la persona va via, ma chi rimane forse ha la sofferenza maggiore. Grazie Mister, avete detto delle parole importantissime, veramente saranno un insegnamento a tutti i ragazzi che sono qui con noi oggi. Facilissima promozione del Bari, chiaramente alle sue parole importanti riguardo alla sicurezza. Grazie. Grazie a voi. Prima di tutto la vita. Superare il soffro non significa essere più forti degli altri. La vera forza è nell'accettare il limite e rispettare la vita. Ragazzi, usate la testa e soprattutto proteggetela. Guagliù, mettiamoci sulla buona strada. Ciao. Grazie Mingo, grazie, io ho aiutato chiaramente lui qui, ma ve l'abbiamo fatto vedere per far vedere come Mingo comunque diffonde il suo verbo sulla sicurezza stradale e su come mettersi sulla buona strada. Allora Mingo, due parole con te sui contenuti di questo spot, se vuoi. Ma la cosa che mi dà fastidio logisticamente è pensare che tu hai tolto la vita a un'altra persona che magari tornava a casa tranquillamente e hai distrutto la famiglia. Allora ammazzati tu, quello mi può andare anche bene, lo so, è cinico, però è la vita pratica. Però che tu, il tuo comportamento deve andare a togliere la vita di una persona che sta tornando, una famiglia, che torna a casa, là mi dà più fastidio. Allora ci mettiamo tutti nell'aldilà e ti faccio pure fastidio. Grazie Mingo, diciamo per questo, quindi... Sono venuti a prendere, io te lo volevo dire, Mingo, stai attento perché abbiamo un esponente delle forze dell'ordine. Ah, ho visto bene. Lui, come ti chiami di nome? Giuseppe Castiglione Minischetti, ecco, quindi attento perché c'è il nome in cui paura. Allora Giuseppe, adesso gli diamo un microfono, anzi dico, urlati tu da microfono. Ah, perfetto, ce la fai a farcelo da solo? Ha un messaggio per noi, soprattutto per te, è vero? Sentiamo. Ho presentato un progetto, io pedona, e abbiamo rappresentato il vigile, i segnali stradali, il semaforo e le strisce pedonali. E noi bambini vogliamo trasmettere un messaggio, che la vita è molto bella e non si può regalare su nessuna strada. Bravo, bravissima! Una futura saranno i vostri tra poco, comunque. Beh, io intanto ragazzi, se ho tempo, chiedo anche lui, possiamo fare qualche domanda? Abbiamo ancora degli ospiti qui sul palco. Ciao ragazzi, voi siete dell'Istituto Pinto di Cappellana, giusto? No, di dove siete? Ditemelo voi, va, non mi fate. Istituto? San Benedetto di Conversano, bene, benvenute, prego. Allora, tu sei stata. No, dico, siete. Io sono Filippo, la voce, mi presento alla mia destra Vito, la chitarra, abbiamo Daniele al basso e Gianluca alla batteria. E questa è Nuovi Giochi.